Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo qui la nostra avventura, andiamo a vedere quali missioni andare a fare, sempre a Carpazzi. Allora, vediamo un attimo, qui la prima parte l'abbiamo già completata tutte, quindi per il momento non ce ne ha sbloccate di altre. Abbiamo iniziato a fare i labirinti montani. Ora ce ne abbiamo due sbloccate, una piccola scossa o segreti degli abissi. Andiamo su una piccola scossa, così utilizziamo anche il modulo sismico. Allora, andiamo un po' come veicoli. Diciamo che siamo particolarmente vincolati dall'utilizzo di questo qui. Mi sa che nell'episodio scorso, non lo ricordo, l'avevamo già preparato, ma non avevamo fatto, insomma, la missione. Quindi, utilizziamo lui. Nell'inventario ci andiamo a mettere... il mattinetto qua e il gancio, metti che ci serve. Purtroppo i cassoni sono tutti pieni, quindi non posso fare nulla. A meno che se noi non se l'andiamo a personalizzare, magari posso mettere qualcosa sul tettuccio. No, questo ancora non posso sbloccarlo, cacchio. Completa carico perso. Questo è supporto faretti, ma chi se ne frega. Non è che c'è qualcos'altro che posso... Scorta emergenza media... 30... Ok... Ok, ma sta scorta è una Tantum oppure... Scorta emergenza... incremento della fornitura di emergenza di pezzi di ricambio, però mi sa che... Semplicemente appunto aumenta quanti ne possiamo portare, ma non... Non è che ci rimette effettivamente da utilizzare... Predilini pesanti, no, mi serve il supporto laterale, attenzione, questi c'ha due slot, supporto ruota di scorta, che dovrebbe essere, non so dove va a mettere, mi inquadra qua, ma magari non riesco io a vedere. Allora, questo laterale potrebbe essere interessante, riempi slot con... carburante e dall'altra parte i ricambi, così a posto, direi che ci siamo. Allora, questo le ruote come ce l'ha conciate? Allora, tutti i terreni, ok, queste sono quelle che abbiamo messo, tanto quella trovano gratis, vabbè, ok, abbiamo questi qua che vanno bene per tutti i terreni, quindi a posto così. Allora, torno indietro, non dobbiamo portarci nessun tizio, quindi dobbiamo semplicemente raggiungere il posto indicato. Allora, schiera, per forza qui, quindi non è che possiamo fare diversamente, visto che siamo ancora nella parte che ancora dobbiamo scoprire bene tutta la mappa, eccetera, quindi... Non abbiamo ancora la possibilità di avere più di un posto dove iniziare, insomma, le nostre missioni. Allora, è un po' buio in verità. Posso velocizzare? Sì. Mattino già meglio. Ok, così perlomeno ci vediamo un po'. Allora, ok, accendiamo il nostro motore, andiamo a metterci la trazione integrale. Lasciamo pure automatico. Allora, dobbiamo andare. Una piccola scossa conduce un'indagine sismica nella prima zona, 719 metri, e conduce un'indagine nella seconda, che sta un po' più vicina. Allora, andiamo direttamente nella seconda. Il problema è che non mi fa vedere. Ah, devo andare qua. Ok. No. Questo è fotoricordo, quindi non è qua. Scusa, dov'è la zona sismica? Rifugi. Questi sono esordi. Non mi fa vedere però la zona. Scusa, che vado così a caso? Scusi, mi sfugge qualcosa sicuramente. Spero che non debba tornare dall'altra parte, ma non credo, visto che mi dà 200 metri. Forse uno è qui dove c'è sta stocchio qua. Però mi dà rifugi. Boh, mi pare strano in verità. Possibile che non mi segni nulla? Cioè, vado così? Adesso è vietato ai veicoli. Tentativo di quadro e fotoricordo. Vabbè,
questi sono gli incarichi, gli oggetti, questa è spedizione. A seguito di una serie di indagini sismiche eseguite da altre organizzazioni, è probabile che ci sia una vasta instabilità nelle zone disposte per le costruzioni della diga. Vogliamo scoprire cosa hanno scoperto, conduce l'indagine e comunicaci i risultati. Sì, però non mi dice dove. Cioè, vado così a caso, ma com'è possibile? Sotto un cielo limpido, queste sono tutte missioni secondarie. Almeno che non è su sta mappa, ma mi pare strano però. Vabbè, andiamo, vediamo. Non lo so in verità. 7, 28, 29. Allora, di qua diciamo che aumenta. Quindi di sicuro non è qui. Sarà una bella rottura di scatole, già lo so, perché sto camion è particolarmente pesante e vedo già che iniziamo a sprofondare nel terreno, quindi sarà veramente una gran bella sfida. Allora, questa è commercia, però non ci serve in verità. Ci serve, mi servirebbe capire dove arrivare, più che altro. Occhio qua, no, nell'acqua. Bada. Di tutti i posti, proprio quello sbagliato stavo a prendere per attraversare. Allora, questi sono i moduli da costruzione, officina, magazzino, deposito secondario e parcheggio ampliato. Vabbè, non ci interessa per ora. Mi ripeto, mi interesserebbe capire dove dobbiamo andare. Allora, qui sta diminuendo molto velocemente anche la distanza. Perlomeno verso la prima parte. Oddio, quanta fatica famo. Forse era meglio fare anche una modifica al lato motore, mi sa. Ecco, mi sa. Dai, dai, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, giù. Ok. Cos'è sta roba qua? Hai scoperto fornitura. Di che? Ok. Inventario, rottami. Questa è tutta roba che posso tenermi io, vabbè. Tanto non è che si paga. Carburante. Vai, riempi tutto. E i ricambi, vabbè, non ci serve. Posto. A parte me sa che devo. Perché sento il rumore qua del dispositivo. Vorrei che. Cioè, devo seguire lui per capire effettivamente se siamo vicino o meno. Vabbè, andiamo da sta parte che sembra la strada giusta. Mancano 100 metri. Porco giuro, siamo già impigliati. Dai, aspetta. Qua stiamo un pantano a male. Il problema è che se andiamo dritto per dritti, non so se si prosegue là. Ora evitate di perdere troppo tempo. Però non è proprio il mezzo proprio migliore per queste zone. Allora, 78 metri, 75. Ecco che se ci cappottiamo è finita, eh. Ok, sento sempre più vicino il suono. 54 metri. No, aspetta, 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 mi sto allungando. Mi sto allontanando. Devo andare. Non so se devo raggiungere la zona che abbiamo messo. Cioè, noi tecnicamente qui avevamo fatto la missione prima. Da quest'altro lato. Infatti, ci abbiamo messo questa zona qui. Questa l'abbiamo vista, ma non. Cioè, non l'ho vista. L'abbiamo passata. Si vede che sta là in mezzo. Però andando dritti vado ad allontanarmi. Mi viene il dubbio che devo andare da queste parti. Allora, vediamo un po' se da qua si avvicina. Sì, direi di sì. Allora, aspettate, vediamo com'è la situazione qua. Dobbiamo trovare un punto per passare. Mi sa che dobbiamo passare più indietro. Aspetta, no, occhio, occhio, occhio. Aspetta che qua.
Mi quanto lagga. Allora. Attacchiamo se è quell'albero. Vediamo se riesce a tirarci. Ah, fuori. Tira, 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 che dobbiamo girarci. Ok. Allora, qui mi sembra un filino più basso. Poi vediamo un attimino. Usiamo questo. Ok, sembra giallo. Il problema è che non siamo particolarmente alti con questo camion, quindi... Ok, il suono aumenta. Qui dobbiamo seguire i suoni, praticamente. 24, 21... Occhio, 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 occhio. Vai, 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 vai. Tira, frate. 16, 15, 14. Secondo me tocca arrivare lì. No, qua 17, 18. No, tocca andare un po' in mezzo. Aspetta che... Veramente se ci cappottiamo è finita. Aia. Scusa, ma qui non c'è veramente nulla. Oh, pensavo ci fosse un segnale da qualche parte. Invece no, siamo proprio costretti a andare. Eccolo. Dio, dove sta arrampica però. Dai, vieni giù, vieni giù, vieni giù. Ma cazzo, era proprio là, era. Aspetta, vediamo se riesco a ritirarmi magari su. Ok. Mi serve che riusciamo magari a tornare indietro. Dai, 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 tirami. Vai, vai. No, ho rotto una gomma, tipo, no? Però ho fatto un danno pauroso, credo. Siamo incastratissimi. Vabbè, siamo qui, allora ferma un attimo. Metti fino a mano. Ok. E... Oddio, non mi ricordo come si usa lo strumento ora. Oddio, dispositivi. Inventario. No, come si apre questo? Mi ricordo che si faceva. Ma non mi ricordo come. E questo tecnicamente si allarga tutto. Dannazione, non mi ricordo. Dispositivi. Binocolo. Drone, inventario. No, dannazione, guardate, eh. Guardate, a parte dove cercate di tirarmi un attimino dall'altro lato, magari. Guarda che cazzo, non la mai so andare a incastrare. Aspetta, 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 vai, tiralo su. Dai, 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 grande. Ok, ok. Ah, me lo dava lui. Perfetto, vai. Mezzo all'arberi. Ok. Ok, l'abbiamo fatto. Mi ho sfasciato mezzo albero, però. Lo abbiamo fatto. Quindi ora tocca trovare l'altro segnale. 88, 87, 83. Ok, quindi mi viene da pensare che dobbiamo tornare indietro. Mamma mia, oh, lunghissima e anche abbastanza impicciata. Più che altro perché appunto non avendo nessun segnale, stavolta veramente siamo noi a doverci trovare il punto preciso dove andare. Poi magari mi sfugge qualcosa, sicuramente c'è un modo più facile per capirlo, però visto che al momento non lo so, una perlomeno siamo riusciti a farla. Seguiamo la distanza con l'obiettivo che ci segna. Vediamo. Vediamo se di qua aumenta o diminuisce. 87. No, di qua aumenta. Quindi è qui. Sto camion andrebbe perfezionato. Per quanto comunque ci sta portando egregiamente nei vari luoghi, ma dobbiamo potenziarlo un po' di più. Questo non l'avevamo mai utilizzato. Mi sa che mi devo ficcare un po' più verso il centro. Vediamo un attimo se riesco a tirarmi su.
parte che magari abbassa un attimo la pressione, ci aiuta ad avere un po' più di trazione. A me sembra che non gliela fa proprio lui. Dai. Ok, metti la pressione a posto. Sono anche abbastanza lontani, quindi per il momento non si sente il suono. 600 metri, voglio. Dobbiamo solo basarci purtroppo sulle indicazioni. Occhio. Indicazioni, guardate. Che me sono andato a mettere su sto falso piano incredibile. Ok. A parte che io sono senza trazione integrale, ti credo che stavo a faticare un casino. Senza trazione integrale. E qua però non c'è manco un po' di strada, dannazione. Ho scelto proprio il posto sbagliato. Qua per esempio già c'era qualcosina, almeno qua sulla mappa. Non so se mi conveniva continuare lungo la costa. E vabbè, dai, ormai siamo qua. Vediamo se riusciamo magari a risalire qua sopra. Aiutiamoci col vericello e altro che... Stiamo a faticare veramente in una maniera incredibile. Dai! Dai, amico, che ce la stiamo facendo. Ok, la direzione sembra essere quella corretta. Stiamo arrampicando sul mondo proprio. Oh, occhio piano. 5.12, 5.9. Ok, oh. Cosa ci blocca, scusate? Un alberello qua. Ok, 490, mi sa che devo andare più dentro. Tanto 86, sì, mi sembra che cali molto più velocemente a questa parte. Mamma mia, che stiamo a fare. Sto camion ci sta portando in posti sperduti proprio. Aia. No, dai, 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 dai. Mamma mia, gli alberi. Ok. 400 metri. La direzione più o meno dovrebbe essere quella giusta, ma... Che casino. Dovevamo andarci veramente con un camion un po' più prestante. Così... Dai, 300 metri. Quello che qui la vegetazione si sta a fare bella fitta. Vediamo un po' se di qua va meglio. 371. Dai, dai, va bene, va bene. Dai, che non ci fermiamo davanti a niente. Dove aspira sta mandata? Allora, qui ci stanno fotoricordo che non ci interessa, se sono incarichi secondari. Noi concentriamoci un attimo su quello primario per ora, poi i secondari vediamo. E non devo andare là, ma devo andare a destra. Vediamo un po' se qua aumenta o diminuisce. Ok, diminuisce. Il problema è che qui... Non vedo proprio una bella situazione. Sacco di alberi, sti inclinazione che non mi piace. Assolutamente, aspetta un attimo che qua... La situazione è tutt'altro che rosea. Non so se dobbiamo salire sopra, quindi da sta parte qua, oppure mi conviene proseguire lungo il... lungo il fiume. Questa poi è la zona che abbiamo fatto nelle altre missioni. È la parte quando abbiamo fatto la missione sopra, quella esplorativa. Ma sto a ricordare.
Attenzione, il caso parti da parte... Vabbè, no, non l'avevamo trovato. Stava di se c'erano dei punti di accampamento nella parte superiore, ma non c'erano. Perché noi venivamo dalla... Da dove cazzo mi sto andando a incastrare? Venivamo dalla galleria, quindi... Lì non c'era niente. Aia. Minchia, abbiamo perso pure le forze. Perché abbiamo perso le forze? Ok, rimettiamo a posto un attimino. Pure le sospensioni, mettiamolo un pochettino a posto perché già stavo un pisciare. Se poi perdiamo pure le potenze è finita. Allora, 289, 87. Qui è tosta però, eh. Vediamo un attimo. Ora non so se devo attraversare. Se attraverso mi sembra un filino meglio, ma proprio un filino. E qua su ste montagne qua, cioè su sta roccia, vedo difficile arrampicarmi. Proviamo ad andare dall'altro lato, vediamo se gli piace. Comunque, se è una cosa che posso fare, se ci riesco più che altro senza ammazzarmi. 81, 80, dai. Dai, grande vericello, tirami. Ok, 70, 71. Mo dove è andata? Da che parte tocca andare? Da sopra, sicuro. Sicuramente di sopra. Sì, ma guarda che salita. Ma guardate. Non è proprio la strada ideale. Veramente complicata questa situazione. Perché a scendere siamo scesi abbastanza alle grotti. Non lo ricordo, ma non avevamo sto carico anche particolarmente pesante. Pensa che la situazione era meglio dall'altra parte più che di qua. Non avevo vista sta mega discesa. Allora, intanto diminuiamo un po' la pressione, così sulle rocce siamo eccellenti. Andiamo un attimo. Allora, intanto vediamo se riusciamo a salire. Questa già potrebbe essere una cosa. Il problema è che non abbiamo appigli, credo. Ce l'abbiamo lassù. Regge? Sembrerebbe di sì. Io però volevo salire qua, però. E vorrei evitare anche dei capottami. Dai, 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 dai. Perché se ci riusciamo... Tanta roba, eh. Dai, dai, piano, piano, piano. Ok, freno a mano un attimo. Gira tutto. Piano. Ok. Dai, vai, dritto, dritto ora. Dritto. Dritto sopra. Dai, dai, dai. Mamma mia. Mamma mia, come sale sto camion. Tiè. Grandi. È la strada giusta, spero sì. 227. Sì, aspetta, devo rimettere con me a posto. Avete faticando un boato per riuscire ad arrivare là. Ora cerchiamo di andare dall'altra parte senza ammazzacce, magari. No, 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 così, no, così. Perché lo stavamo per fare. Dai, tirami, tirami. Tirami, fratello, tirami. Ok. 202. Dai, 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 che ci siamo quasi. Quasi. 200 metri. In una direzione che manco so qual è. Ottantasei, ottantaquattro. No, dai. Allora, siamo incastrati? Eh sì, siamo incastrati, ovviamente. Cioè, è complicato di suo, poi... Se andavo pure a incastrare. Ok. Dai, dai. Fortuna si arrampicano ovunque sti cosi, oh. Oh, malgrado tutto, qua la parete mi sembrava insormontabile. Invece, per fortuna siamo riusciti.
Ah, che ci siamo quasi. Mi servirebbe un altro campo base da sta parte, perché se tutte le volte devo arrivare qui, devo fare sto viaggio, spendo un boato di benzina solo per arrivarci. Ok, inizio a sentirsi il suono. Siamo sempre più vicini. Questo è l'incarico secondario, ma non ci interessa. 127. Dai, amico, resisti. Io provare di salire perché mi sa che dobbiamo salire veramente lungo il fiume. Dai, dai, aiutiamoci anche dal verricello perché qua siamo veramente impicciati. 95, 92, dai, che è la strada giusta. 96. Niente, c'è da risalire tutto il corso d'acqua praticamente. 60. Perché teniamo sempre un appiglio perché c'ho paura che andiamo a finire sotto. Sa che mi conviene provare ad andare dritto. Non male, c'era la pietra. Sa, stiamo a fa tutta de fianco, però 28, 26, 25. Assata questa è. Sono pure un po' a riserva di benzina. Fortuna il viaggio di ritorno non dobbiamo farlo, sennò era complicato. Aspetta, sto allontanando. Spero sia qui a sinistra. Sì. Ok. Occhio. 20, 21. No, aspetta. Sta aumentando. 24. Dov'è? Oh, è indietro. Aspetta, devo andare dall'altra parte allora. Accendiamo pure di luce. Ok. Dai, siamo nella direzione giusta. 19, 17, 15. Dai, ci siamo, ci siamo. 12. 3, aspetta, oh, 16. Dove vanno? Eccoci. No, no. Per un attimo era 0 punto qualcosa. Eccolo. A posto. Fermati. Ok. Mamma mia che difficile. Riconosce almeno 3 punti sconosciuti sulla mappa. Va bene. A posto così. Potenziamento, supporti laterali. Allora, questi sono quelli che abbiamo utilizzato. Ok. A posto. Allora, andiamo al quartier generale che, insomma, è stata abbastanza difficilotta questa però, eh. Allora, ci ha risbloccato un'altra nella prima zona, seguendo la corrente, oppure, vediamo un attimo qua, avevamo anche segreti negli abissi. Questa qui anche è un'altra zona. Il problema è che della mappa, questa, allora, esplora l'area, quindi devo andare da sta parte. Gio, questa mappa qua è un po' un casotto perché abbiamo solo questo punto e noi siamo dovuti arrivare qua, tipo. Anzi, no, sì, magari siamo andati tipo sopra, quindi da ste parti, tipo. Insomma, abbiamo fatto un bel viaggetto partendo da qua, quindi è stata abbastanza dura, però è interessante, c'è cioè molto d'avventura così, ovviamente, quando non hai la strada, ma ti devi affidare soltanto in questo caso ai metri che mancano l'obiettivo. Quindi è veramente tanta, tanta roba. Allora, vulcano dormiente, ancora non abbiamo nulla. Quindi ci ha risbloccato, come detto prima, un'altra missione qui. E eventualmente un'altra sempre qui ai labirinti montani. Questi sono segreti negli abissi. Quindi
Abbiamo un paio di missioncine eventualmente da fare. Allora, ovviamente lo vedremo nel prossimo appuntamento. Io come sempre vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!